quando ho iniziato a capire dove sarebbe arrivata la Connersport. Stagione 2022. Ah, Vane, visto, siamo tornati alla grande. Bella Aiden, ma scusami, io non te l'avevo lasciato in Alfa Romeo, che team è questo? Ho cambiato, questo è team Connersport. Connersport? Boh, mai sentito. Ma fammi ricordare un attimo cosa è successo. Va bene, ti faccio un ripasso veloce. Nel 2021 sono arrivato in Alfa Romeo, pieno di sogni e speranze. Poche speranze, ma c'erano. Dovevo fare coppia con Ackerman, un veterano dell'F1 che sapeva il fatto suo. Ah sì, giusto, era praticamente un Raikkonen. Diciamo che all'inizio siamo stati leggermente in disaccordo. Leggermente, a momenti si fanno fuori a vicenda, ma ancora Ferrari a Singapore. O poi abbiamo scoperto che in realtà c'era qualcuno che metteva zizzagna tra noi due. Oddio, quello lì. Pilota dell'Alfa Tauri e mio rivale in F2, Devon Butler. Mamma mia, che fastidio di uomo. Alla fine io e Ackerman riuscimmo a legare. Ah sì, è stata toccante quella parte. Nel grande finale ad Abu Dhabi siamo riusciti perfino a batterlo. Oh sì, è vero, che goduria. Ed ora eccoci qui. Aspetta però, dopo quella prestazione mi ricordavo che fossi stato notato da un team importante. Abbiamo avuto dei problemi, ma parliamone dopo, abbiamo una gara da vincere. Oh giusto, ma prima ragazzi, non dimenticate di lasciare un bel like se vorreste altri video di F1 23, e inoltre iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video e non dimenticate di attivare la campanella, così vi arrivano le notifiche anche per gli shorts. Ah, inoltre come sempre vi ricordo che qua sotto in descrizione troverete un bellissimo libro da leggere quest'estate. Sì, è il mio, trovate su Amazon oppure in libreria, fate voi. Scusate, io qua dovrei sorpassare. Oh sì, certo, scusami, ma l'obiettivo? Finire la gara. Tutto qui? Sì, semplice. Perfetto, ci penso io. Mi posso fidare, giusto? Non è che per caso hai perso la mano? Ma va, tranquillo, ma figura. Va bene, però occhio alla curva. Ok, forse è meglio non tirare troppo. Meno male che c'è il flashback. Che è successo? Mi era sembrato di fare un incidente. No, no, tranquillo, tutto a posto, nessun incidente. Ok, ora tocchiamo Schumacher e sì, ottimo sorpasso. Ciao amica, è stato un piacere. Ora anche Alonso, forza, sì. Mi dispiace, Nando, ci vediamo alla fine. Speriamo non se la prenda troppo. Cavoli, andiamo veramente alla grande, ora passiamo a Norris. Torna a fare lo streamer, Lando. E anche Bottas. E senza prendere Bottas. Scusate, era brutta. E poi superiamo Hamilton, il buon Checo Perez. Eppure Giorgino Russell. Ammazza, cos'è? Mercedes ai tempi d'oro. Wow, incredibile, ma che sono i 4 giri, posso competere per il podio. Ma sì, dai, adesso anzi lascio fare a te, tanto cosa vuoi che succeda? Perdo potenza, cosa sta succedendo? No, dai, magari è solo un rumorino. Dobbiamo ritirarci, Aiden, per favore, ferma la macchina, ferma la macchina. Da niente proprio. L'affidabilità sta diventando un problema costante per la Connersport. Almeno la mia Subaru baracca dell'anno scorso teneva, eh. Storia diversa per il suo compagno. Il ritiro di Jackson regala a Devon Butler la chance di portare a casa qualche punto per la Connersport. Cosa, compagno di squadra? Seriamente? Aiden è fuori? Sì, problemi al motore, temo. Per fortuna ci sono io. Mamma mia, prima o poi gli tiro un casco in faccia. Come sta andando, Devon? Sta andando bene, può portare a casa qualche punto per il team. Buon per lui. Dai, che carino, l'ha presa con calma e sportività. C'è sempre qualcosa che non va. Non hai visto cos'è successo in pista? Forse. Lo so che l'auto non è perfetta, ma... Andrea, ogni gara è così. E poi che cacchio di nome è Andrea? Cosa mi sono perso? Io che ti insulto per generazioni a venire. A me oggi è filato tutto liscio. Guarda, se fossi di fare sentire come sia liscio l'asfalto. Un operaio incapace dà sempre la colpa agli attrezzi. Dai amico, lo sai che se vuoi puoi sempre dare un'occhiata al mio assetto. Te l'ho detto, magari è d'aiuto. Ma per favore, sarei uno di quelli che li scarica da internet. Non che io lo faccia, assolutamente. L'ho sentito da un amico. Non è un problema di assetto. Il problema è... Jackson, è stato quello il problema nel 2022. Alla fine del 2021, tutti pensavano che Aiden stesse per firmare con uno dei tre top team. Ma non hanno trovato un accordo e... Così siamo finiti in Connersport. Ah, io quello non lo sopporto. Lo dice a me, deve sperare che non lo becchi in pista quello lì. Perché sennò a Monaco lo faccio finire nelle piscine e non la curva, proprio in quel. Calmati, non possiamo fare molto, è intoccabile. Cosa vuoi dire? Hai letto lo sponsor principale? Butler Global, non dirmi che è del paparino. Indovinato, ora scusami, se vuoi tu leggi pure le email o quelle stupide notizie sui social, non c'è problema, io devo sbollire un attimo. Anzi, fai una cosa, dai una mano a Conner. Ah, il proprietario che dà il nome alla scuderia, certo, certo, sarò proprio lieto di... Piacere, sono quello dal nome strano, Andrea Conner, proprietario e team principal della squadra. Ti richiamo. Ma scusi, non volevo. Vabbè, lascia perdere, ho faccende più importanti. Tipo? Beh, Butler ha parlato con uno streamer e gli ha promesso un giro in fabbrica, ma nello stesso giorno c'è un team building, cosa dovrei fare? Oh, ma guarda, mi sta chiamando. Venga il numero agli hacker. Voglio che sia chiaro, qualunque cosa accada in pista,
Io ho la priorità ai box, d'accordo? Priorità di essere preso a schiaffi, certo. Devon, ne abbiamo già parlato. Lascia in pace Aiden. Esatto, pure cambia team, così siamo tutti più contenti. Però lascia i soldi, eh. Ah, che seccatura, dovevamo proprio prendere dei piloti rivali. Beh, ragazzi, lo sapevate già. Però magari nella prossima gara saranno lontani e andrà meglio. Siamo alla curva 2, Butler esce dalla corsia dei box e Jackson è lì con lui. No, me lo prende. Pronto per la chicane. Jackson si difende, ma vanno entrambi fuori. L'ha preso, beh, almeno le macchine sono a posto. Credo che una delle loro vetture sia danneggiata, Carlo. Penso sia Butler. Ma che cavolo, cosa sono fatte, di burro? Che è successo? Ma cosa pensava di fare? Beh, zio, qua è un po' di colpa di tutti e due, eh. Ah, va bene, andiamoci dentro. Comunque ogni volta il cambio di voce mi fa strano, eh. Te l'ho già spiegato, questa è la voce che senti tu. Ah, è vero, è successo anche col team principal. Va bene, forza, passiamo Schumacher. Di nuovo, sta diventando una vittima preferita, eh. Beh, se vuoi chiamarlo così. Forza, passiamo l'ora. E via, uno sono fuori. Vito, presto. Va bene o no? Ti penso io. Che strano, la stessa sensazione di prima. Ma no, no, tranquillo, sarà solo un po' di stress di gara. Adesso lo passo, forza. Che rischio. Male, ma qual è l'obiettivo? Beh, sarebbe arrivare 13. Ma puoi arrivare molto più avanti. Fammi un esempio, perché non è che il limite è il cielo qui, eh. Beh, mi piacerebbe stare davanti a Stroll e Latifi. Ah, beh, pensavo peggio, anche perché Latifi è qui. Bene, allora entriamo qui, sì. Questo mi è piaciuto. Passiamo Star Ocon, via, sì. Forza su francesino. Manca solo una posizione per l'obiettivo. Dai, Albon su una Williams. E sorpassa, sì. Beh, sarebbe stato un problema il contrario, eh. Non fermiamoci, dietro su Zhou e Norris. It's fun hammer time, amici. E siamo quasi al bonus. Forza, andiamo a prendere un altro che corre con la macchina del papi. Ebbene, ragazzi, bene così, forza. Tra l'altro è in giro con le hard, un gin. Attenzione, problemi per Leclerc, abbiamo preso un'altra posizione. Perché la cosa non mi sorprende? Ah, siamo fortissimi oggi senza quello tra i piedi. Così lo forte, attacchiamo l'osso. Eh sì, siamo quinti. Dai. Va bene, ho deciso, vado anche su Russell. Sì, così, ottimo quarto posto. Eh sì, gara finita. Bene, per come si era messa è un miracolo. Oh, mi sta chiamando Andreo. Purtroppo era inevitabile, rispondi. Volevo dirti che abbiamo posticipato la riunione di 30 minuti. Meno male, pensavo che volesse parlare dell'incidente. Senti, già che ci siamo, quello che è successo in gara oggi. Ah, ecco. Non è stata colpa mia. Devon pensa di essere da solo in pista. Per me sì, ma lui non ditelo, eh. Questo non è il modo di lavorare a squadra, lo sai. Cavoli, l'ha messo via. Vabbè, sarà meglio andare avanti con le gare. Magari è la volta buona che questi fanno la pace. In che momento della stagione 2022 hai capito che la scuderia era in difficoltà? Oh, dopo il Gran Premio di Ungheria. Grande battaglia, ma scusa un attimo, Davide! Ok, Devon, Aiden sta girando più forte di te. Fallo passare, per favore. Ehi, bello, guarda, ti bruciano anche le orecchie che lui sia più veloce. Vedi di spostarti! Butler ha completamente ignorato l'ordine di scuderia. Non sembra neanche averlo sentito. Non ci credo, continua a far finta di nulla. Cosa sta facendo? Fuori di testa! Facciamogli vedere, dai! Incredibile, non molla, non ci fa passare. Mamma mia, che nervoso! Vedi, adesso attivato! Sì, è anche la modalità sorpasso. Devo avere premici qui, sì! Bene, grande, primo obiettivo completato. Ok, non è finito qui, ora ne abbiamo un altro. Dobbiamo continuare a superare e arrivare in top 10. E dai, di solito non è un problema, forza! Siamo davanti! Forza, passiamolo! È fatto, sì, perfetto! Bravo, bravo, ma non fermiamoci! Prossimi sono con e Albon! Aspetta, abbiamo rettilineo! Oh no, Albon ci chiude! Gira! Ah, siamo ancora dietro! Chissà te, non pensavo si difendessero così. Oh, mollo via! Sì, infilati tutti e due! Ora Ricciardo, forza! Ah, quanto ci manca! Ok, dentro di qui, sì! Bravo, ma hai visto questo? Ottimo, sono non so tra noi l'obiettivo. Sempre quelli scarsi, eh? Esatto, per questo me la rischio, vai! Che colpo! Ma mi hanno dato un avvertimento. Immaginavo. Ora obiettivo bonus, arriviamo almeno ottavi. Bene, ora pensiamo a Magnussen e Norris. Certo, sorpasso a Magnussen in rettilineo! Che bomba! Norris, forza, manca solo lui! Modalità sorpasso, e sì, ci siamo! Grande! Perfetto! E finiamo quarti, ottimo! Bene, siamo riusciti a far meglio dell'altra volta, però con sta carretta c'è un miracolo finito. Oh, guarda l'intervista! Perfetto, cambia voce, si sospettiranno. Oggi hai fatto una buona gara, Aiden, ma il pubblico vuole sapere cos'è successo con Devon. Sembra abbia ignorato un ordine diretto della squadra, è così? Ma che dico, voglio essere sincero. Devon, lo conosciamo tutti. Oggi era fuori di testa, ma dovrebbe imparare a controllarsi. Non è l'unico a guidare e scommetto che la squadra non terrà la bocca chiusa. Beh, di sicuro sembra averti causato qualche grattacapo là fuori. Dopo quel che è accaduto oggi e l'episodio in Canada, cosa diresti a chi si chiede se la vecchia rivalità tra Jackson e Butler è tornata? Io mentire un attimino, sennò qua si finisce su Webbo. Che appartiene al passato. Ora siamo nella stessa scuderia e questo è ciò che conta. Se in pista succede qualcosa tra me e Devon, è perché entrambi vogliamo a tutti i costi che la Connersport abbia successo. È normale se una volta tanto finiamo per pestarci i piedi. Mettiamo da parte l'argomento, Devon. Come valuti le tue prestazioni di oggi? Pensi che la scuderia sia soddisfatta? Beh, potevamo fare meglio sicuro. Peccato per la macchina. Avrei potuto spingere di più? Probabilmente. È stato un risultato discreto, ma forse mi sono trattenuto a causa dei problemi recenti con l'auto.
Sicuramente mi allenerò di più prima del prossimo weekend di gara. Il vero lavoro inizia qui. Hai menzionato la macchina. La Connor Sport non ha avuto vita facile finora in questa stagione. Avete risolto i problemi? Speriamo, se no siamo veramente fregati. Spero, Natalie. Oggi è andata bene, senza difficoltà tecniche. Ma è sempre difficile quando un pilota dà il massimo e l'auto non regge. Mi è stato detto che la squadra la sta revisionando. Ma vedremo cosa succederà nelle prossime gare. C'è la riunione con il team, vediamo come si difende. So che tutti dicono che ho ignorato l'ordine, ma non è così. Non l'ho mai ricevuto, controlla la radio. Certo, io Connor il prossimo correrà per il titolo, ma per favore. Un operaio incapace è in colpa agli attrezzi. Ok, controlliamo tutte le comunicazioni e sistemiamo. Cosa, credete a Pinocchio Butler? Come sempre. Aiden, ascolta. Cosa c'è? Aspetta, che cosa? Gli sta parlando il padre? Pensa, se non gli concedessimo certe libertà, sarebbe ancora più difficile gestirlo. Lo so, sono suo padre. Non lo so, c'è qualcosa che puzza, non mi fiderei. Sei il nostro miglior pilota e fai bene a mettere Devon al suo posto, ne ha bisogno. Boh, continua a farmi strano che vada così contro il figlio. C'è un modo per mettere Devon al suo posto. E qual è? Batterlo. Che intenzioni avrà? Beh, lo scopriremo nel prossimo episodio. Bella ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero che vi piaccia il nuovo F1. Anzi, commentate qua sotto con hashtag F123 sì o hashtag F123 no per farmelo sapere. Bene, ripeto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate, mi raccomando, di iscrivervi al canale per non perdervi nessun video e attivate la campanella. E inoltre vi ricordo che come al solito qua sotto trovate il mio libro e noi ci vediamo mercoledì e venerdì con altri di nuovi video lunghi e tutti i giorni con un nuovo shorts. Bella raga, ciao! Non mi mancava per niente sto Butler.